stiamo parlando da giorni, no? Da un paio di giorni, di questo povero Singh immigrato senza un contratto di lavoro che stava nei campi a raccogliere i meloni, perde un braccio dentro una macchina e viene mollato dal suo datore di lavoro italiano di fronte a casa e lasciato crepare in quella maniera lì. Allora, questa roba qui mi sembra da tanti punti di vista una conseguenza, uno, della perdita totale del messaggio cristiano, e due, però, anche una conseguenza di un pensiero unico che spinge di fatto aiuta la creazione di un esercito industriale di riserva di persone che poi vanno a fare gli schiavi nei campi. E io, quando Francesco dice apriamo le frontiere, facciamo venire le persone, tutti sono fratelli, per carità, tutti sono fratelli, però io mi posso sentire fratello di uno straniero senza alcun problema, ma posso anche non essere d'accordo sul fatto che gli faccia bene a migliaia di persone venire qua per fare gli schiavi nei campi. Giorgio. Sì, Francesco, hai messo insieme però 5-6 questioni, tutte estremamente importanti e sulle quali bisognerebbe parlare per ore. Insomma, io fermandomi adesso per un secondo su questa vicenda, ovviamente l'ho trovata opprimente, perché l'idea di una persona che poi di fatto muore anche perché c'è un ritardo concreto nel dare un'assistenza medica, visto che è stata presa. Addirittura ho letto questo dettaglio grottesco, che il braccio reciso è stato messo in una cassetta della frutta, viene presa questa persona, portata in un altro posto, quindi non in un ospedale, in un pronto soccorso, ma in un posto dove i compagni di lavoro avvertono tramite il sindacato, quindi c'è a quel punto e solo a quel punto un intervento che poi porta questa persona in ospedale. Tutto questo mi sembra una cosa totalmente priva di unità, che col pensiero, con un sano pensiero religioso, insomma, non ha niente a che vedere, con lo spirito cristiano non ha niente a che vedere. Qui è una questione banalmente di una avidità da parte di qualcuno che non guarda le persone come esseri umani, ma guarda le persone semplicemente come strumenti per potersi, non dico arricchire, perché non so neanche quanto ci si possa arricchire con quel tipo di lavoro, però senz'altro con la volontà di sfruttare gli altri. Siamo arrivati a un punto di disumanizzazione totale che mi spaventa. Però mi domando come mai dobbiamo tirare fuori questo discorso, questo problema, che è un problema che sappiamo che esiste nel nostro paese, anche se qualcuno minimizza e dice che non è vero, perché deve accadere solo quando poi c'è il dramma, solo quando c'è poi la morte di una persona? Perché non c'è un intervento concreto da parte dello Stato per andare a verificare questa situazione che ha parlato di pagati? Di lavoro pagato poco e male, di contratti fittizi che poi servono per far lavorare il doppio le persone senza pagarle. Tutto questo è una questione che va avanti da anni ormai, non è una novità, ce ne rendiamo conto perché siamo disattenti, perché pensiamo ad altro solo quando poi c'è un fatto grave come quello accaduto. E, ecco, non metterei in relazione subito e immediatamente questa questione con quella dell'immigrazione facilitata o forzata o in qualche modo impedita, poi non si sa bene più neanche dopo 2 anni questo governo che tipo di opinioni abbia su questo fronte, perché era partito in un modo e mi sembra che sia finito in tutt'altro. Ritengo che però la questione principale forse su cui discutere non è una questione in questo caso di carattere solo politico, ma è proprio una questione di carattere umano. Com'è possibile che questo possa succedere? Com'è possibile che una persona possa morire in questo modo? Questa è la cosa che veramente io non riesco a comprendere. Simone, mi sembra che sia molto d'accordo. Premesso che sono assolutamente d'accordo con Giorgio, laddove dice che quando si tratta così una persona si sono persi completamente i valori cristiani e i valori umani, che poi sono la stessa cosa. Quindi si parte da una aridità anche valoriale devastante. E, tuttavia, io mi posso, come dire, chiamar fuori quando Giorgio dice che ci siamo ormai abituati e che quindi ci ricordiamo solo quando succede la tragedia. Ecco, io mi chiamo fuori perché io non cesso,
nonostante abbia 53 anni, di scandalizzarmi tutte le mattine quando mi trovo la gente al semaforo, quando mi trovo la gente che spaccia, quando mi trovo le ragazze costrette a prostituirsi lungo la strada, quando mi trovo persone che vanno in giro, che ciondolano con le mani in tasca dalla mattina alla sera perché sono qui, ma non si sa perché sono qui, perché sono entrati, perché non si può fa non farli entrare, però ormai ci sono, qualcosa bisogna fargli fare, eccetera. Perché, vedete, io ho come modello in testa il modello familiare, perché la famiglia è un pochino la forma con cui poi la società intera si evolve. La famiglia non è altro che il modello, il cliché, seminarium rei publice, diceva Cicerone, no? Allora, la società è famiglia delle famiglie. Allora, in casa mia io sono ben contento di ospitare gente, ho una casa grande, ringraziando Dio, e molto spesso ospito amici, parenti, qualche volta mi viene chiesto anche di ospitare persone che non conosco, magari sono pellegrini che devono venire a Roma, eccetera, no? Però in casa mia io voglio sapere chi entra e voglio sapere chi esce, voglio sapere che cosa so, chi sono e che cosa fanno, perché quella è casa mia, ok? Allora, non è tanto diverso lo Stato. L'Italia è da sempre un paese super ospitale. Le persone, i cittadini, gli italiani hanno in sé una capacità proprio di ospitalità che è famosa in tutto il mondo. Io Ma no, noi però. non possiamo permetterci, perché tu sei del nord come me, ma io avendo sposato una ragazza di Perugia, una donna di Perugia, ho scoperto il vero animus italiano, che è di grande ospitalità. Noi del nord siamo forse un pochino più Mi riservati, piace che tu anche abbia se poi definito Perugia meridione, diciamo, però del divertente. centro-sud, diciamo. Senti Però l'uomo il nordico, no, che viene fuori sull'autonomia beh, il differenziata e dice po' c'è, Perugia il sud. po' c'è, non si può far finta che non ci sia. Comunque, battute a parte, quello che a me sconvolge è che ancora ci sia chi teorizza, e anzi chi impone, che in Italia possa entrare chiunque senza nessun tipo di controllo, senza... Ma noi siamo in grado di gestire l'immigrazione, perché vedete, io su questo veramente poi rischio di trascendere, quindi mi fermo subito e mi autocensuro. Ma se noi possiamo ospitare anziché 400.000 all'anno, bene, anche di più, no, 40.000, 400.000, 4 milioni, il numero decidiamolo insieme. Ma chi entra deve entrare autorizzato. Non possiamo continuare a dare spazio ai trafficanti di uomini, non possiamo continuare a dare spazio a chi poi, una volta che li ha portati qua, li usa e li sfrutta, le donne sui marciapiedi, gli uomini nei campi a fare quella fine. Quindi la mia è una posizione su questo, perdonatemi, estremamente radicale. E su questo non posso che ricordare che l'unico che veramente aveva fermato questo traffico ha un nome e un cognome, Matteo Salvini, che nel 2018, 2019, 2020, con processi penali che ancora lo vedono protagonista, però aveva davvero fermato l'immigrazione clandestina. Si era tirato addosso l'odio di tutte le ONG, di tutti i paesi ben pensanti, di tutte ovviamente le organizzazioni internazionali che fanno miliardi di dollari su questa follia, ma li aveva fermati. Io credo che finché noi non avremo un controllo serio dell'immigrazione clandestina, vicende come quelle che purtroppo hanno visto protagonista Singh si Singh. ripeteranno e si ripeteranno. E anche non a quel livello, ma comunque continueremo a avere ragazze sfruttate sui marciapiedi, ragazzi usati a vendere droga, ragazzi sfaccendati con le mani in Poi, tasca a fare per la mattina alla sera. carità, c'è una sicuramente compartecipazione notevole degli italiani in questo, non è una questione di Certo, razzismo. assolutamente. Rispondo a un ascoltatore che ci dice, da quando c'è questo governo di fasci non si parla più di prezzi che salgono, di persone che non possono più fare la spesa, parlate di Covid, adesso del Papa, insomma tutto meno dei problemi veri. Perché, ascoltatore, ti sbagli, perché i problemi veri nascono da qui. Se c'è un abbassamento dei salari, da cosa dipende? Secondo me dipende dal fatto che stiamo dentro delle regole europee che non funzionano granché bene. Secondo me dipende dal fatto anche, in parte sicuramente minore, ma anche dal fatto che esiste un'immigrazione di massa che provoca questa roba qui, provoca queste morti perché c'è una corsa al ribasso per tutti, per italiani, stranieri, regolari, irregolari, nella questione della sicurezza sul lavoro, nei salari, nel trattamento.
Insomma, queste sono le grandi, ci sono delle grandi questioni che poi in cosa si traducono? Nel fatto che la vita ti costa di più, nel fatto che la bolletta ti costa di più, nel fatto che fai più fatica a stare dentro le città da cui i poveri vengono espulsi. Questo è il grande tema di cui non sempre, visto che siamo partiti dal Papa, non sempre la Chiesa si è occupata, secondo me, come avrebbe dovuto, con la lucidità e anche la voglia di andare controcorrente. Quando tu vuoi compiacere troppa gente, no? E qui chiudo la riflessione: la Chiesa non è un partito politico, non deve prendere voti, cioè fa degli altri voti eventualmente, no? E invece, se tu vuoi compiacere troppo la gente, chiunque tu sia, non finisce benissimo. Di solito fai peggio che prima.